Parliamo ora del libro Aldo Van Eyck, The Playground in the City, un libro piuttosto difficile da trovare sia nelle librerie fisiche che in quelle online. Aldo Van Eyck, The Playground in the City è il catalogo della mostra Design for Children, ospitata presso il Museo Civico di Amsterdam tra giugno e settembre 2002. Il libro, curato da Ingeborg de Rude e Liane Lefebvre, così come l'esposizione, raccoglie materiale inedito, disegni, fotografie e scritti recuperati presso l'archivio municipale di Amsterdam. E l'idea della mostra fu dello stesso Van Eyck che in un'intervista del 1988 suggerì a Liane Lefebvre di contattare l'allora curatore degli archivi Erich Schmitz al fine di produrre una mostra. Ma chi è Aldo Van Eyck? Aldo Van Eyck è un architetto olandese che nasce nel 1918 da un padre filosofo e da una madre di origine ebraica ma nata nel Suriname. Nel 1938 si trasferisce a Zurigo per studiare architettura, dove si laurea nel 1942. In questo periodo svizzero conosce molti artisti delle avanguardie dell'epoca. Rientrato in Olanda nel 1948, inizia a lavorare presso la municipalità di Amsterdam, soprattutto con il Museo Civico, occupandosi di vari allestimenti. Nella sua carriera insegnerà poi alla Scuola di Architettura di Amsterdam e alla Scuola di Architettura di Delft. Morirà poi nel 1999. Il periodo in cui Aldo Van Eyck si afferma sulla scena nazionale e internazionale coincide con il passaggio di testimone tra la vecchia guardia, composta dagli architetti degli anni 20, 30 e 40, e la terza generazione, composta dai giovani architetti. Periodo in cui la ricostruzione delle città dopo la Seconda Guerra Mondiale coincide con un cambio di linea dei congressi internazionali di architettura moderna, detti CIAM. Questo cambio, caratterizzato dalla presenza degli architetti della giovane generazione, vuole ripensare i temi e le regole presenti nella Carta di Atene, al fine di superare quel concetto di città igienista che veniva in Le Corbusier il principale difensore. Ai CIAM del secondo dopoguerra partecipano giovani architetti come Georges Candilis, Jacob Achema, Alison e Peter Smithson e lo stesso Aldo Van Eyck, mentre sono assenti i rappresentanti della vecchia guardia come Le Corbusier, Sert o Gropius. I giovani architetti insistono sul fatto che la ricerca del progetto delle abitazioni debba centrarsi più sull'intorno e quindi sull'habitat, esprimendo questo concetto come il desiderio comune di creare ambienti che stimolino le relazioni tra gli abitanti, tra gli edifici e il loro intorno, e dove poter accogliere le necessità culturali della gente. Aldo Van Eyck applica alcune delle riflessioni fatte ai congressi e nelle animate discussioni con gli altri giovani architetti nel progetto di Playground, forse il lavoro più noto di Van Eyck insieme all'orfanotrofio. Aldo Van Eyck percepisce lo spazio urbano come il risultato non solo dello stato delle cose in sé o dell'inclinazione dei piani, ma come la combinazione di più azioni tra loro. Van Eyck aveva poi un interesse particolare per i vuoti urbani lasciati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e su questi concentrerà il suo lavoro dei Playground. Un lavoro importantissimo, documentato da una serie di fotografie scattate dagli anni 50 alla fine degli anni 60, che consentono di capire l'impatto che questi piccoli progetti hanno avuto sulla città di Amsterdam. Dal 1947 alla fine degli anni 70 si contano oltre 700 playground, anche se non tutti sono attribuibili allo stesso Aldo Van Eyck. L'approccio di Aldo Van Eyck al progetto interstiziale è guidato dal pensiero cibernetico dell'in-between. E le forme architettoniche che ne derivano sono una combinazione di classico, anticlassico, poetica de style e riferimenti alle opere di artisti come Brancusi, combinate poi tra loro in modo sincretico ed ibrido. I playground di Aldo Van Eyck rappresentano la continuità culturale in forma aggiornata di un fenomeno singolare che viene da lontano e che si ritrova spesso nella pittura olandese. Come Simon Schama ha evidenziato, i giochi per bambini rappresentano un elemento della pittura olandese e della cultura dell'umanesimo nordico sin dal XVI secolo. Un'attenzione di Van Eyck per il gioco dei bambini che è definita anche dalla teoria del gioco del filosofo olandese Johan Huizinga come elemento educativo, propulsore dell'arte, della scienza, della religione, della filosofia. E che trova nei playground una sua concretezza fisica. Aldo Van Eyck arreda i playground con forme elementari, costruzioni archetipe la cui potente semplicità poteva evocare diverse associazioni. Il
Il recinto della sabbia poteva essere un quadrato, un cerchio, un triangolo, ma comunque una forma elementare. A questi affianca dei blocchi in cemento armato dalla forma cilindrica che vengono posti in gruppo o in fila e possono essere utilizzati dai bambini per saltare da una parte all'altra oppure come semplici sedute. A contrasto con questi elementi solidi, Van Eyck introduce oggetti leggeri in tubolare metallico, uniti in modo da realizzare forme geometriche semplici come archi, semisfere o trilitti. Van Eyck si limita a questo tipo di forme elementari per più di un motivo. In primo luogo, era contrario agli oggetti con forme di animali fantastici, perché a suo dire non appartenevano alla città e schiacciavano l'immaginazione del bambino. In secondo luogo, era convinto che gli oggetti dalle forme elementari, non essendo legati ad una particolare funzione, fossero in grado di adattarsi a tutti i tipi di utilizzo, compresi quelli più inaspettati. Van Eyck, nella composizione dei playground, introduce un punto focale per creare un luogo al quale puoi collegare gli altri elementi. Il risultato è una composizione asimmetrica in equilibrio dinamico. Vediamo alcuni dei playground più rappresentativi. Il playground Safi Strat del 1950 è uno dei più difficili, ma anche uno dei modelli di maggior successo. Il punto focale di questo playground sono tre vasche per la sabbia di forma triangolare. E qui troviamo un chiaro riferimento alle opere di Mondrian e di Theo van Gogh. La pavimentazione in lastre di cemento, di colore bianco sono disposte in diagonale, in netto contrasto con la pavimentazione circostante, in modo da creare un carattere dinamico a tutta la fascia. Un altro playground particolarmente interessante è quello di Zedik, realizzato nel 1955. Costruito su un lotto di forma irregolare, ha come punto focale un allineamento di quattro cilindri in cemento. E sulla base di questo allineamento, Van Eyck realizza delle pavimentazioni circolari che vanno a contrastarsi e ad equilibrarsi con elementi più leggeri o più pesanti a seconda del lato. Il playground di Bertelmann Plein del 1947 è uno dei primi playground realizzati. In questo caso Van Eyck lavora con un rettangolo di 7 metri per 10 in cui decide di spostare il centro geometrico della composizione nell'angolo nord. In questo punto sistema le sedute in maniera tale da definire un limite. L'altra metà del rettangolo è invece organizzata componendo gli elementi metallici dell'arrampicata con il recinto della sabbia. Il playground di Zamenhof del 1948-1950, poi sfortunatamente demolito, è un playground in cui l'utilizzo di una pavimentazione in mattoni marca fortemente lo spazio. L'elemento di partenza è un quadrato di 20 metri per 20 inserito all'interno di un parco pubblico. Qui Van Eyck decide di dividere lo spazio in elementi più piccoli, quindi in rettangoli, che ospitano una serie di elementi per il gioco. Nel rettangolo più grande troviamo il recinto per la sabbia. Nei due rettangoli medi troviamo gli elementi metallici per l'arrampicata e i cilindri di cemento per il salto e nel rettangolo più piccolo una giostra. La composizione di questi quattro spazi è basata sull'elemento della girandola e anche l'utilizzo di pavimentazioni in quadrotti bianchi nelle aree di gioco ne rafforza lo schema rispetto al quadrato originario che include questi quattro spazi. Il playground Jacob Thyssen-Plein del 1949 è un playground realizzato con una tecnica diversa. La composizione e il rapporto dalle parti è infatti definito da dei filari alberati. Il sito di progetto si presenta come un triangolo isoscele dalla forma allungata, attraversata inoltre da una strada carrabile. Van Eyck decide quindi di trattare lo spazio come due metà separate, una come un vero e proprio parco pubblico e l'altra come una superficie pavimentata. Decide quindi di inserire pochi elementi e lo spazio è strutturato fondamentalmente dai filari degli alberi e dalla maglia degli alberi stessi. Ne deriva una divisione dello spazio in cinque parti, arredate poi con i classici elementi delle composizioni di Van Eyck, quindi il recinto per la sabbia, le pietre circolari per il salto, gli elementi metallici per l'arrampicata e le sedute. Questi cinque diversi spazi sono pavimentati con dei quadrotti di cemento bianchi che vanno in netto contrasto con la pavimentazione e i laterizi scuri delle aree circostanti. Ad uno sguardo distratto, i playground possono sembrare semplici, ma dietro ciascuno di esso c'è un approfondito progetto. Van Eyck genera spazi fluenti, dotati di oggetti per il gioco progettati da lui stesso, di cui controlla meticolosamente l'inserimento nello spazio. Inserimento che deriva dalle condizioni iniziali del sito, dal rapporto con gli altri oggetti o dal materiale in cui l'oggetto è fatto.
Van Eyck dimostra che, per quanto piccolo sia lo spazio o per quanto complicata sia la situazione di partenza, esiste sempre un progetto di playground per quello spazio. Tutto questo collide con la tendenza attuale, e cioè che i playground di oggi sono composti da oggetti standardizzati che non si adattano alle necessità dei fruitori, quindi dei bambini. L'esperienza di Van Eyck può servire come base per la progettazione attuale degli spazi per il gioco, anche se è evidente la differenza tra i bambini di oggi e quelli del secondo dopoguerra. Tuttavia, esiste attualmente una maggiore consapevolezza sulla necessità di trovare degli spazi adatti e dedicati al gioco dei bambini.